Bentornati poi nel 18° episodio di Bloodborne, io come sempre sono giù del ruoto. E siamo arrivati qui dopo aver passato praticamente l'inferno nello scorso episodio. Però per prima cosa adesso voglio tornare al sogno del cacciatore per potenziarmi l'arma e soprattutto magari no, non posso livellare, quindi mi attacco a trambe. Ok, allora apriti, potenziamoci l'arma innanzitutto, perché è la cosa praticamente più importante al momento. E devo averla bella potente. Torna al sostegno del cacciatore. Ai ai ai. Siamo al 18° episodio, ragazzi, non abbiamo fatto praticamente quasi nulla. Ma sinceramente voglio fare cose con calma, non c'è fretta. Facciamo proprio scialli. Rinforzarmi, rinforziamo la nostra cara Lama Sacra di Ludwig a più 7. Bene. Vediamo un po' se possiamo rinforzarla un pochino. Sì. Va benissimo così. Io guardo solo la potenza dell'attacco come aumenta comunque, ragazzi. Non so guardare altre cose. Ok, più 120, ottimo. Perché come vedete da 112 a 120 direi che il risultato è quello che volevo. Perfetto. Ora però, invece di andare avanti al castello di Kainarth, voglio andare da un'altra parte. Quindi andiamo, no, la chiesa del Buon Calice. Dov'era? La grande cattedrale, sì. Andiamo da Amelia. Perché voglio passare dall'altra parte per arrivare in un altro posto dove c'era appunto un altro boss, ovviamente. Interessante, ci divertiremo. Ho preso la tonsilla. Sì. Quindi possiamo andarci tranquillamente. Spero di non sbagliarmi più con i tasti. Perché lo scorso episodio, anzi gli scorsi due episodi sono stati un inferno praticamente. Allora, loro e ammazziamo di va. Sempre se loro non ammazzano prima noi, ovviamente. Mamma mia, la follia. No! Mamma mia! Come ci è mancato niente. Hai fatto proprio l'esatto contrario di quello che volevo che facessi. Ecco, adesso sì. Volevo fare tutt'altra cosa, lui ha fatto proprio l'esatto contrario. Bene così. Invece di andare a destra adesso, andremo a sinistra. Ah, quanto è bello sto vestito. Sono una ragazza, sta benissimo. L'ho provato un personaggio maschile. E... Mamma mia, mai più. Allora, potremmo scendere di qua prima, sì. Attenzione però che qui ci stanno due cacciatori. Che voglio fare fuori, ovviamente. Quindi piano piano. No, lui è un gran pezzo di veramente è un grandissimo pezzo di. Anche perché spara soltanto praticamente. Capito? Ecco cosa fa. No, mi ha fatto il parry. Dannazione. Facciamo così, va. Usiamo l'arma normale. Ma porca trota, non voglio morire contro di lui. Guarda, mamma mia ragazzi, il nervoso che mi dà questo.
spettacolo un altro che mi dà tutto sto nervoso quando ci combatto è quello della quest di nel corpo. Ma guarda. No, vivere normale. Spamma proiettili come niente. Niente, è proprio si è buggato. Senti, fottiti. O vieni qua da me, io da lì non vengo. Bello mio. No, vabbè. Proprio mentre io stavo con l'attacco caricato, pezzo di... Allora, stiamo un attimo concentrati. Ma basta, dannazione! No, 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 ragazzi, no, non ci credo. Non ci credo. Non ci voglio credere, era morto. Seriamente, io questo lo odio, ma lo odio tantissimo. Veramente, è una cosa... Spamma, 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 è una cosa impressionante. Vedi che stava andando bene, era quasi morto. E vabbè. Ora magari saremo più attenti. Gli farò il backstab innanzitutto. Mi si avvicinerò molto, ma molto lentamente. Perché quel bastardo a quanto pare si accorge molto velocemente della nostra presenza. Ecco, metti l'arma. No, no, se ne è accorto. Non ci credo. E fa il ferri. E fa il ferri. Va bene. Come vuoi tu, pezzo di cerco maledetto. Spero di non essere l'unico ad avere problemi con lui. Perché veramente. Guardate, guardate, spamma. Spamma, dannazione, spamma! Con quel maldannato fucile lancia di merda! Oh. Finalmente! Ora uccidiamo anche lui che è molto più semplice da buttare giù, grazie al cielo! E fuffi mica morire, muoio anche con lui, guardate, eh! Dopo aver detto questa cosa. L'arma che ha lui è il Tonitrus. È un'arma abbastanza potente, devo dire. Però ha un grande grosso difetto. Si rompe quasi subito. Frammento di pietra del sangue. Inutile. Ma ok. Dovrebbe essercene un altro qui, se non mi sbaglio. Sì, eccolo qua. Frammenti pietra del sangue. Ragazzi. Questa in teoria è un'area che si può raggiungere anche inizio gioco. Però. C'è un però. Che vedrete tra poco. Se ci arriviamo senza morire magari. Curiamo se va. Ecco. Come vi ho detto, solo in questo caso riesco a far ferri a questo. Potrò anche non fargli il backstab, ma vabbè. Dettagli. Frammento di pietra del sangue per due. E prendiamo questi altri oggetti qui. Allora, frammenti di pietra gemelli, vabbè.
Uccidiamo lui. Ma che cosa? Cosa stava facendo? No, non l'ho capita questa. Cosa diavolo stava facendo? Proiettili di mercurio, grazie. Sempre ben graditi. Oi. Oi, vieni qua. Merda. Tutto volevo fare tranne che... Ah no, uno è morto subito. Bene, 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 ottimo. No. Ma dannazione. Piale di sangue per 4 e altre piale di sangue per 4, ottimo. Uccidiamo queste lucertole, anche se non ci daranno nulla, però sempre oggetti in più, non si sa mai. Poi dovremmo anche potenziare leveling, ragazzi, quindi questi frammenti gemelli ci serviranno. Ora noi entriamo qua dentro. Ci può arrivare anche dopo, prima, non c'è problema. Però se arrivate qui e non avete la tonsilla, che abbiamo preso qualche episodio fa, ai boschi proibiti, non farà questa cosa. Non mi aveva preso. Ciao amigdala, come stai? Non me ne frega niente. A terza rovina del gemme del sangue che noi dovremmo avere, se non mi sbaglio. Sì, sì. Edificio aula magna. Questa è un'altra area del gioco che esploreremo. Sì, adesso, dai. Un paio di minuti, ce li facciamo. E qui c'è una delle aree di farming selvaggio, più selvaggio del suo gioco. Che ora vedrete. Apriamo le porte, ovviamente. E qui, attenzione. La prima volta che mi è saltato questo da sopra per me era preso un mezzo accidente. Perfetto, ora prendiamo tutti gli oggetti che si trovano qui dentro, ragazzi. Chiave dell'anfiteatro alla magna e dei vestiti. Uniforme di allievo e pantaloni di allievo. Normale, visto che stiamo dentro l'università, direi. Ma va bene. Ci sono altre porte qui, ovviamente, che dobbiamo aprire. Dove sono, però? Dove sono? Eccola qui. E qui, ragazzi, se voi radunate tutti questi esseri e li portate qui, fate un casino di echi, fidatevi. Guardate quanto crescono. È impressionante. Se poi venite qua con le rune luna, è veramente un casino. Con tutte e tre le rune, intendo. Ora qui mi sono sbagliato, perché non dovrebbero farlo così, non dovrebbero fare così. Madonna, queste manate. Morto. Guardate qua, da 41.000 echi siamo arrivati a 56.000 echi con niente. Quindi ragazzi, se volete farmare un po' di echi, ripeto, qui è perfetto. Comunque, dall'aula magna, io vi ringrazio per aver visto il video, lasciate un like, un commento, sempre se volete. Iscrivetevi al canale, dal vostro giocatore è tutto. Stay hollow.